Seven Day Left. Già. Rieccomi qui di nuovo. Almeno questa volta finisce per davvero. Shiki è fuori, era il mio biglietto d'ingresso. Joshua è fuori, si è sacrificato per me. Rhyme è andata, l'hanno presa i rumori. E Beat se n'è andato per riunirsi ai demoni. Un giocatore dopo l'altro, andati. Sono l'unico rimasto fra noi, l'unica speranza che abbiamo. La missione! Gioco 1, raggiungi il 104. Tempo 60 minuti, penalità in caso di fallimento, soppressione. Ah! Di nuovo il 104, non sono molto creativi. Mi serve un partner, altrimenti il gioco durerà molto poco. Sarà meglio controllare da Chico, deve esserci qualcuno di utile lì. Chi lo sa? Però, aspetta, la soddisfazione di aver ottenuto questa non la mettiamo. Tocca uno spazio vuoto e si teletrasporterà in quel punto. Tutto qua? È solo una spilla di teletrasporto? Davvero? Eh sì, ho ottenuto la sua spilla, perché per un attimo ho avuto il dubbio che non fosse la sua. Ma io non capisco ste spille qua di teletrasporto, cioè... Servono solo per sfuggire ai nemici e basta? Servono veramente solo a quello? Vediamo le spille che sono aumentate di livello. Vediamo. Yes! Tre spille che aumentano e soprattutto si evolvono. Una, due e infine questa qua che ci ha messo un sacco di tempo. Allora, vediamo questa, qual è la differenza con l'altra. Fa 52 di danno, questa fa 70, però è già al livello massimo. Questa fa 2 utilizzi, però appunto magari è solo al livello 1. Questo ne fa 3, si riattiva dopo 7 secondi e fanno entrambe spezza difesa. Proviamo ad allenarla. Questa è diventata invece... Crea un cerchio e poi rilascia per colpire i nemici con le saette. Potrebbe essere interessante. Cielo nero, fulmine bianco. Questa qua del fulmine tra l'altro si può ancora evolvere e si evolve utilizzandola. Vediamo com'è. Magari togliamo questa qua della luce, che i nemici stanno iniziando a diventare un po' troppo veloci purtroppo. Questa qui non può più evolversi e ci ha messo un sacco di tempo. Non tanto quanto questo, devo essere sincero, ma anche lui ce n'ha messo un sacco. Parti da uno spazio vuoto e trascina su uno o più nemici. Già l'altra volta non era granché, però adesso in realtà fa 70 di danno, quindi potrebbe valere la pena. Teniamola in considerazione. Questa qui gli manca un livello e si evolve. Questa qui la sto solo facendo livellare. Questa si evolve con l'utilizzo. Questa qua si evolve lasciandola da parte. Anche questa si evolverebbe utilizzandola. Questa si evolve lasciandola da parte. E anche questa si evolve lasciandola da parte. Perfetto, così ho già qualche spilla che lasciandola lì si evolverà. Anzi, ti dirò che visto che siamo in fase facile per ora, toglierei un attimo questa e riutilizzerei questa qua del flamingo, perché questa ti cura ma molto più lentamente, però almeno ti lascia meno esposto agli attacchi. Vediamo com'è, fa il 30%, quella là faceva il 70%, però magari aumenta fino al 50%, che ne sappiamo. Poi magari livelliamo anche questa quando si libera un buco. Tu stai ancora digerendo? Sì. Va bene, dobbiamo andare da Chico, non perdiamoci neanche da altre parti. Che c'è ragazza? Hai saltato la colazione? No, è solo che non ho voglia di lavorare. Ti capisco. Ehi, che ne dici di un gioco allora? I giochi rendono il lavoro divertente. Sai che ti piace? Non proprio. Ultimamente non ho molta voglia di giochi. Voglio dire, ti rendi conto di cosa succede questa settimana? Non abbiamo mai fatto un gioco del genere. È legale poi. A malapena. Consideralo un cavillo. Un'area grigia in cui manca appena un po' di nero. Ma è ridicolo. La Game Master è la signora Konishi. Come posso fare una bella figura? Con la Vergine di Ferro? Ah. Beh, hai ragione riguardo al gioco. È un disastro. 3 settimane di fila. È la prima volta anche per me. C'è da chiedersi cosa abbia in mente il compositore. Vorrei solo che il mio lavoro fosse... Come si dice? Gratificante, ecco. Voglio che il mio lavoro sia gratificante. Allora mettici il cuore e presto ne coglierai i frutti. Divertente e non molto convincente detto da te. Ma va bene, renderò questa settimana il culmine della mia carriera da devastatrice. Così si fa, ora speriamo di arrivare sul posto finché c'è ancora almeno un giocatore da devastare. Almeno un giocatore? Ehi, c'è nessuno? Rispondete se non avete ancora fatto un patto. Ehi là? Dove sono tutti i giocatori?
Oh, la missione. Il mio telefono. Un'altra mail. Clic clic. PS, a questo gioco partecipa solo un giocatore, buona fortuna. Cosa? Sono l'unico? Ma allora non posso fare un patto? Non posso combattere contro i rumori? Ah, come ho potuto essere così stupido? Occhialetti, me l'ha detto. Ha detto di aver già preso il mio biglietto d'ingresso. Ed erano tutti gli altri giocatori. Dannazione. Ma non posso arrendermi. Pensa, pensa. Potrei cercare di scappare per i prossimi 7 giorni. Aspetta, no. Se anche solo una missione dice di eliminare un rumore... Ecco appunto. Cavolo, parli del diavolo. Dovrò correre. Ovviamente metteranno una barriera. Quanto ci fai? È il momento di fuggire, Neku. Di nuovo i girini. Tra l'altro, aspetta un attimo. Non è che mi permetti, ecco appunto, di scappare così? Quel bastardo. Questo gioco è truccato. Ovviamente. Diamine, sono circondato. Yuhu. Demoni. Sei ancora qui, sei davvero adorabile. Sei rimasto per me. Che ne dici di un conto alla rovescia finché non si sveglia? Non si sveglia chi? 10. È finita. 9. Cariglia, mi devi un ramen per questo. 8. Sì signora, ma fai attenzione, questo non è ancora finito. 7. Ah, va bene, 0. Ciaone. Chiki Joshua, mi dispiace. Yo 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 yo, non così in fretta, yo. Che ci fai tu qui? È lui. Che diavolo state facendo? Smettete di giocare sporco. Non si può fare un gioco con un solo giocatore. Forse al compositore sta bene, ma a me no. Chi ti ha invitato, pivello? Non vorrei mica tradirci. Prima mi date un'operazione speciale sfigata. Mi fate attaccare i miei amici. E ora ve la prendete con un giocatore indifeso. Ma voi demoni non avete nessun onore. Ora me le avete proprio fatte girare. Adesso ve le suono, yo! Ah, la sciocca audacia dei giovani. Collega il cervello, pivello. Si combatti contro di noi, muori. Stai scherzando col fuoco. Già, voglio dire, quale razza di idiota? Scegli i giocatori al posto dei demoni. Ah, gli idioti siete voi, io non sto scherzando col fuoco. Ah no? Il fuoco mica parla, stupida. Questo è cretino. A proposito di fuoco e cose, attacchi, non abbiamo sbloccato l'ultimo livello dell'attacco di Joshua. Ma dove cacchio si prendeva? Io cuffiette, eh? Facciamo un patto, ok? Ok, facciamolo. Patto stipulato. Dai, ramazziamoli di botte, yo! Ok. Con Rhyme messa sulla spalla, che bellina che è lei. Tra l'altro... Oh, 50%. Non riesco ad utilizzarlo. Il... Aspetta. Ecco fatto. Non riesco ad utilizzarlo. Scusatemi, non riesco ad utilizzarlo il Joy-Con sinistro. Pensavo avrebbe cambiato qualcosa, ma non è così. Il Joy-Con destro è molto più calibrato. Come cavolo faccio a fare il cerchio? Ah, così? Ah, proprio non appare il cerchio. È solo immaginario, ma che stronzata. Scusami, non ha senso, come faccio a sapere se sto facendo bene al cerchio o no? Vabbè, abbiamo preso grado A, poteva andare peggio. Potenziamento fusione, yes. Bit, 10.000 yen, così proprio, tieni 10.000 yen. Ah, serviti, non ci fate niente, yo! Ah, schifoso vermiciattolo, non userò più i guanti, prendi questo! Roba grossa? Ehi, cuffiette, eh? Dobbiamo sgommare, per ora, per di qua. Ehi, aspetta. Stanno scappando, piccoli osate scappare, tornate qui. Uzaki, stop, stop. Ma perché? Dobbiamo fare rapporto ai superiori, lo sai come funziona. Ma... L'abbiamo detto, un piatto che va servito freddo. Già, giusta osservazione. Pronto? Ehi, parla Yashiro, percorso 3. Abbiamo un'emergenza, un demone... Oh, gente, ora comincia la vera festa.
Ah, siamo scappati fin di qua. Bella, zio, ce l'abbiamo fatta. Quindi, per ora, siamo salvi. Io, basta con stia ciccio. Sei debole. Non cominciare a lamentarti con me. Ma fammi favore, chi si lamenta? Allora, perché hai voluto fare un patto con me? Perché altrimenti saresti morto, caro mio. Non volevo lasciarti friggere così. Certo, il mio eroe. Proprio così. Aspetta, mi stai prendendo in giro. Ehi, senti, io ero in debito tutto qui. Per cosa? Il ciondolo di Rhyme. Sai che roba, era tuo, te l'ho solo restituito. Aspetta. È solo per questo che mi hai aiutato. Ma porca miseria, sei un demone. Ti ammazzeranno se ti metti con un giocatore. Oh, finiscila di lamentarti. Almeno sei ancora vivo. Oh. Ehi, le tue ali sono sparite. Oh? Ah, beh, già. Non ti interessa. E perché dovrebbe? Tutta la storia dei demoni è una cavolata. Io mi ero stufato di come gestivano la situazione. Fare il bravo mi si addice di più. Ma basta parlare di me, amico. Perché sei ancora nel gioco? Cos'è successo a quel damerino con cui stavi? Beh, ops, flashback. Ah, dove sono? Bravo, il gioco è finito. Quando? Come? Joshua, dov'è Joshua? Shh, chi? Omedeto, di nuovo vincitore. Sono l'unico. Giochi al gioco molto bene. Dammi un momento per congratularmi con te e per ringraziarti per la tua assistenza. Assistenza? Non credo proprio. Ah, ma tu ci hai liberati di Shomi Namimoto, il ribelle. Ribelle, non era dalla vostra parte. Allora l'ultima missione assegnata da me. Ci hai usati! Cosa ne hai fatto di Joshua? Joshua non c'è più. No! Ha subito il peggio dell'attacco di Minamimoto. Sia Davide che Golia sono scomparsi. Finiti nell'oblio, senza dubbio. Allora è morto. Per proteggermi. Perché l'avrebbe fatto? Deve aver provato un certo affetto per te come partner. Ma è stato uno sciocco. Nessun partner merita questo genere di sacrificio. È colpa mia. L'ho accusato. Se n'è andato per colpa mia. L'ho accusato di avermi sparato. Ma era innocente. Gli ho fatto credere di essere in debito con me. Io non mi fidavo di lui, del mio partner. Non mi sono nemmeno scusato. Sono il peggiore. Non ho mai chiesto scusa a Joshua. La parte bella dell'anime qui è che lui questi pensieri di non gli ho chiesto scusa li fa già mentre cade dal palazzo quando Joshua lo spinge via. Vedo che non stai prendendo molto bene. Non devi incolparti. Tecnicamente non partecipava neanche ufficialmente al gioco. In realtà non è mai esistito nel PS. Come poteva scomparire se non è mai nemmeno stato qui? Non è divertente. E non possiamo nemmeno ignorare le sue gravi trasgressioni. Immischiarsi con il PS dall'esterno. Interferire con il gioco. I vivi non sono ammessi nel gioco. E ora anche tu devi essere punito per averlo aiutato nei suoi crimini. Punito. Con la cancellazione. Cosa? Così sarebbe se dovessi attenermi strettamente alle regole. Eh? Ma fortunatamente per te, noi paghiamo i nostri debiti. Il compositore ha generosamente deciso di farti giocare al gioco un'ultima volta, con una penalità. Non puoi rifiutare. Un altro gioco. E Shiki? Cos'è successo a lei? Niente. L'ultimo gioco è da considerarsi invalido. Il tuo biglietto d'ingresso viene conservato. Questa è la mia penalità. No. La tua penalità è la squalifica di tutti i giochi oltre a questo. Non ti verrà più concesso di giocare di nuovo. Mai più. Questa è la mia ultima possibilità. Ora devo raccogliere il tuo biglietto d'ingresso. Ma ho già pagato. Per l'ultimo gioco, sì. Ma devi pagare un biglietto per ogni gioco. Regole del compositore. Temo di non poterle modificare. Dannazione. Cos'altro mi potrei mai prendere? L'ho già preso? Cosa? Non lo sapremo. Che pacco, amico. Occhialetti è proprio un viscido bastardo. Prendersi tutti gli altri giocatori come biglietto d'ingresso. Non mi importa. Comunque, era l'unica possibilità. Shiki ce l'hanno ancora loro. Che altra scelta avevo? Solo una, vincere. Joshua ha pagato questa possibilità con la sua vita. Non la sprecherò. Devo restare in vita. Ok, allora, andiamo. Cosa? Tu vieni con me, cuffiette. Perché? Perché c'è un posto in cui devo andare. Ho detto che devo completare questa missione al sottopassaggio della stazione. Yo, sbrigati. Ehi, aspetta, ascoltami. Beat è un normale acrobata che può fare a pezzi lo schermo con la sua tavola. Traccia un segno lungo uno spazio vuoto dello schermo per mandarlo con lo skateboard contro i nemici. Perfetto con la mia abilità allora. Una volta che ci avrai preso la mano, prova a condurlo verso Neku e attirare combo incrociate. Ricorda che alcuni psico delle spille sono più facili da usare di altri. Coop Beat, perfetto. Beh,
in teoria se rimetto la spilla quello verso l'alto riusciamo a combinare mica male. Però io voglio... Scusami, eh. Oh, il maialino. Scusami, a parte che, vabbè, il maialino lo prendo giusto per prova. Minchia, quanti sono! Non riesco... Ah, guarda che si era attivata. Non riesco a capire questa spilla. Non riesco a capirla, scusami. Premi uno spazio vuoto per creare una ne... Ah, forse tieni premuto uno spazio... Cioè, premi su uno spazio vuoto. Cosa sono quelle... Ah, ci sono delle talpe. Era da un po' che non... Non trovavamo più comunque il... Come si chiama? Ammazza la talpa, ammazza la talpa! Allora, aspetta, lasciamo... Almeno... La talpa... Cioè, la talpa, il... La ranocchia viva, scusami. Ah, allora vedi, è premi uno spazio vuoto. Allora... Ok. Cioè, allora, non è male. Non è male perché è solo che dura veramente nulla. È solo che non dura veramente nulla. Oh, uovo bomba. Bella. Una barriera. Nessun demone rosso in vista. Oggi non possiamo passare da questa parte. Stupida barriera del cazzo. Non ho tempo per queste cose. Se ti metti in mezzo io ti distruggo. L'ha buttata giù. Ma è pazzesco. Io la strada me la spiano da solo. Io, ora sbrighiamoci. Questo tizio è un cavolo di rinoceronte. Ma non si ferma mai. Beh, in realtà c'è un piccolo trucco sotto, ma non te l'ha ancora detto, immagino. Tra l'altro, fammi vedere una roba. Ah, c'è un maialino però, ho sentito. Questo è il fiume di Shibuya. Dove voleva andare Joshua. Ehi, un'altra stupida barriera del cazzo! Ah! Ehi, vacci piano. Yo, ma che cavolo? Ho la spilla chiave proprio qui. Perché non posso romperla? Spilla chiave. Sì, i demoni le usano per aprire ogni area. Hanno delle chiavi. Come credi che abbia aperto la prima barriera? Aperto? Vorresti dire sfondato. Ad aprirle ci vuole troppo. Siamo passati, no? Chi se ne frega? Di certo non frega a te. E poi sfondare le barriere mi fa sentire meglio. È una follia, amico. Se continui così non durerai fino alla fine della settimana. Non mi interessa, zio. Ah, ma che diavolo, fatemi entrare. Forse è la chiave sbagliata. Può essere. Dannazione. Mi serve un'altra chiave. Senti, però lasciamo perdere. Il 104 è dall'altra parte. Dobbiamo sbrigarci, il tempo sta per scadere. Ah, e va bene. Ehi, aspetta. Tra l'altro in realtà io spero di poter entrare in qualche negozio e vedere se c'è qualcosa di nuovo. Signor direttore, mi giungono voci di un'altra ribellione. Da parte di un nuovo demone che riceveva ordini speciali da lei, signore. Nome, Daisuke Nojo Bito, è con noi da 8 giorni. Ah, sì, il ragazzo. Con il suo permesso, signore, vorrei occuparmene personalmente, in qualità di Game Master, naturalmente. No, Konishi, tu resti in stand-by. A che scopo, signore? Devo discutere la questione con il compositore. Signor Kitaninji, lungi da me voler obiettare, ma il ragazzo è stato impegnato per 8 giorni. Non ha totalizzato nemmeno un punto. Perché allertare il compositore quando è comunque spacciato? Conisci che controbatte? Sono arrivate le calende greche. Noi misuriamo la punizione a seconda del crimine, non del criminale. Io... capisco, signore. Mi asterrò dall'agire finché il compositore non si sarà pronunciato. Il che però è davvero strano. Quello sciocco. Anche una scimmia saprebbe che non bisogna scegliere la squadra perdente. Questo rovina tutti i miei piani di concludere il gioco in un giorno. Devo trovare una nuova strategia, studiata sul lungo periodo. Per fortuna che non commetto mai errori. Sì, certo. Brava Konishi. Vediamo se posso entrare qui. Passo lampo, trascina Neku, 10.000. Ma guarda, i soldi ce li ho.
tanto vale prenderla. Grazie. Catene velenose, a volte immobilizza i nemici all'inizio della battaglia, 15.000. Ho la sensazione che questa la troverò molto presto, anche questo in realtà, però in realtà non me l'ha dato finora nessuno, quindi tanti soldi ce li abbiamo. Lei bene o male ci aumenta l'amicizia, io comprerei ancora qualcosa giusto per aumentare la sua pool di oggetti, questo ce l'abbiamo. Ah è vero, c'erano gli anelli questi qua, che scemo. Ah, se ci avessi pensato subito. Però posso prendere ancora questo qua che ci aumenta l'esperienza. Mi chiedo se però, se gli anelli, se li do uno a noi e uno a Beat, ci raddoppia l'esperienza ottenuta. Questo invece? Ah, grazie. Anche questo ci aumenta l'esperienza. Allora, ha meno PF ma più attacco e difesa. Non sarebbe male. Meno PF ma più attacco, bit sincro 40%. Dai, per 9.000 te la prendo, grazie. La madonna, quanta amicizia subito. E abbiamo ottenuto una borsa, 113 e 2 di difesa. Cosa vuoi in cambio? Metallo raro, piume accoglienti e una pochette cuore, che a quanto pare ho già. Va bene, tutta tua, grazie. Allora, dobbiamo arrivare a 60.000. Stupido io in realtà che ho speso per le spille, ma dovevo aumentare la sua amicizia. Allora, braccialetto anello. Beh, il braccialetto ci dà meno punti ferita, ma sinceramente a questo punto meglio le statistiche. Grazie. Collana turchese, mantiene colpo molto di più il tempo prima di scomparire. Niente eccezionale. Tieni. Ecco fatto. E questo lo diamo a Beat per ora. Dobbiamo andare al 104, ma vorrei vedere. Posso andare da altre parti? No. Va bene, 104 sia. Volete superare questa barriera? Allora fate fuori questi rumori. Maledizione, un'altra barriera. Ehi, questi rumori stanno per essere soffocati. Pronto, cuffiette? Spero che mi starei dietro. Beh, prima devi dirmi come combatti. È facile, io... Hai presente? È tipo... Il poker, sì! Devo ottenere le carte dello stesso seme. Ok, ha senso più o meno. Lo capirai una volta che avremo iniziato. Yo, facciamolo! Adesso? Va bene. Dai, asfaltiamoli! Proviamo allora il poker di Beat. La fusione di Beat ti dà il controllo delle carte più selvagge di sempre. Tocca le carte che non ti servono per rimuovere. Le carte dello stesso tipo svaniscono quando si incontrano. Cerca di ottenere una reazione a catena. Devo farle incrociare, quindi via questo, i due cuori, ok, ok, ha senso. Eccomi qua, ranocchie. Allora, via questa. Figa. Allora, via, via. Poi via questa. Tra l'altro chissà cosa succede se ne faccio combo da tre, tipo. Sarà... la madonna. Chissà se è possibile. Non è proprio chiarissimo, cioè è... È una cavolata, però non hai granché di tempo. Forse con Beat è molto più utile aumentare il suo tempo di fusione. Allora ti è piaciuto? Scarta le carte cattive e pesca quella buona. Incatenale assieme e ripulisci la zona. Non è chiarissimo. Beh, chiariscilo. Io non capisco come funziona, quindi devi farlo tu. Cosa? Ma la tua tecnica. Io so quello che so soltanto perché... Me l'ha spiegato Rhyme. Oh, Rhyme. È sopra di te tanto. Vuoi combattere di nuovo? Può bastare. Va bene. Ora sai come funziona. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Sguardo caldo. Oh, continua a grattare su un nemico per incendiarlo. Infligge danno continuo e a volte risucchia PF. Interessante. Certo, grattare su un nemico non... Potrebbe non essere semplice. Si può evolvere e fa 64 di danno. E si evolve combattendo. Potrebbe essere interessante. Magari proviamolo un attimo al posto di questa. Ah, è il rinoceronte, aspetta. Allora, potrebbe essere... Potrebbe... Essere utile contro nemici grossi. Dai, dagli fuoco. Ui, calmo. Oh, calmo. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Potrebbe non essere male. Anche perché lui continua. Potremmo aver trovato una buona spilla da utilizzare in combo con Beat. Potremmo essere sulla strada giusta. Attenzione.
Attenzione, forse possiamo fare una build tutta incentrata sul movimento. Questa fa la catena, questo attacco di manate. Se rimettiamo la Murakumo, facciamo l'attacco verso l'alto e lui comunque attacca. Questa sfreghiamo e lui continua a muoversi. Potremmo mettere anche il fendente, cosa che non uso perché non mi piace di usarlo così, ma potrebbe essere interessante. Potremmo avere un'ottima build con Beat, potrebbe essere molto più versatile di quanto non lo era Joshua alla fine. Bella lì, ce l'abbiamo fatta! Il timer è scomparso, tutto a posto? Il giorno è andato, altri 6 da fare. Prima devo chiederti una cosa. Tipo cosa, io? Giochiamo semplicemente al gioco? Fidati del tuo partner, questa è la chiave per sopravvivere qui, quindi devo sapere, hai detto che mi hai aiutato per ripagarmi di un favore. Già, quindi? È davvero l'unico motivo, non posso permettermi nessuna sorpresa in questo gioco, perché metterti nel repentaglio a questo modo? Cosa vuol dire repentaglio? Eh? Senti amico, io non li so questi paroloni, ma un altro motivo ce l'ho. Ok, quale? Voglio che Shibuya abbia un nuovo compositore. Io! Sono tornato con Ishii. Signor Kitaninji, ha preso una decisione? Sì, togli il piccolo ribelle i suoi poteri da demone. D'ora in poi trattalo come un giocatore. Sì, signore. Non c'è bisogno che ti ricordi con Ishii del tuo obbligo di eliminare entrambi i giocatori. Sei il Game Master. Me ne occuperò, signore. Bene. Per sicurezza esigo che tutti i demoni indossino le loro spille S. Spille sfogo? Signore, so che le spille S aumentano le prestazioni di battaglia dei demoni, ma considerato gli effetti collaterali, il tutto per punire un solo ragazzetto ignorante, è molto rischioso. Ciononostante, il compositore lo richiede. Io gli sono grato. Non abbiamo perso già abbastanza uomini? Sì, signore. Metterò anche il PS in uno stato di emergenza. Cosa? Stato di emergenza? Prenditi tutti i provvedimenti. Subito. Qualcosa non va. Perché un simile allarme per un ribelle senza arte né parte? Sta nascondendo qualcosa. Devo agire subito, ma non alla cieca. Ogni buon piano inizia con fatti concreti. Giorno 1. Senseless.